Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. In questa che doveva essere la presentazione mod, ma purtroppo non lo è, perché io ogni volta che voglio fare una determinata cosa non mi esce mai. Ok? Ok. Quindi in teoria diventerebbe un video così, proprio detto così, dove faremo qualcosina nella vecchia mappa. Io volevo presentarvi purtroppo questa mod, ve la metto qui, così almeno chi vuole può andarla a scaricare, vi metterò anche il link in descrizione. Veramente sarebbe il Fendt 936, che poi non costa neanche tanto, cioè non costa poco, però come mod in sé non costa neanche tanto alla fine. E sarebbe la mod che si può utilizzare anche nel forest mod, insomma, perché poi dall'immagine non è che si capisca granché, però ha i cingoli legati, quindi per non impantanarsi, in teoria, poi nel gioco però in teoria dovrebbe essere così, e quindi è fatta apposta per quella mod lì. Comunque in ogni caso io vi lascio in descrizione, vi lascio anche qua il nome, quindi mettete in pausa, potete scriverlo nel sito in cui volete scaricarlo, insomma. È dell'anno 2013, quindi sto facendo vecchio, però questo qua è farming 2013, quindi è giusto. No, magari può essere vecchio per la forest, perché è appena uscita, però come diciamo un trattore, comunque è giusto, non è vecchio. Comunque, fatto vedere qua, io direi, per non chiudere qua il video, perché è durato due secondi, quindi non sarebbe molto carino, io direi di fare qualcosina. Che ne dite? Tornando all'antichità, all'inizio proprio del mio canale, che avevo iniziato proprio con le mucche, iniziando... che cazzo sto dicendo? Allora, ora prevedo un casino della Madonna. Perché sapete che io le balle non le sopporto. Tra l'altro, allora aspettate che accendo i fari. Tra l'altro io non riconosco i colori qua, cioè non si, cioè o sono io o cioè non riconosco i colori, sono fatti da cane. Comunque, perché faccio questa cosa qua? Voi mi chiedete, ma che cazzo me ne frega? No, beh, che bravo. Perché praticamente, come sapete, no, io questa mappa la uso per per presentare le mod, perché ho la possibilità di avere tanti soldi questa mappa, che comunque essendo avanzati di brutto, cioè si guadagnano parecchi soldi. Ma perché non mi rimane su? Però diciamo, proseguendo con il tempo, così come vedete le statistiche delle mucche sono calate al 0%. Quindi guadagno praticamente un cazzo adesso. Magari prima guadagnavo anche 6.000 euro al giorno. Non ce la farò, ragazzi. Non ce la farò. E ora non guadagno praticamente nulla. Cioè, proprio detto così. Non ce la farò, ragazzi. Mi servirebbe... È possibile che in questa qua non c'è... Forca da insilato. Ma porca trota. Insilato. Insilato. Forca mordente. Tami insilato, mannaggia. Non ce l'ho. Cioè, è più forte di me, non ce l'ho. Quindi facciamo questo lavoretto, no? Giusto? Oh, ce l'ho fatta. Giusto per... innanzitutto per fare qualcosina, ragazzi, perché sennò chiudere un video così... Dato che comunque vi avevo detto che mi presentavo la mappa, quindi se non esci, dite, ma allora... È un coglione, cosa che è vera. Però... volevo comunque fare... qualcosina, anche se il mangime, cioè in teoria, è pieno, però è solo erba, quindi dobbiamo... mettere qualcosina. È anche un modo per tornare un po' al passato. Comunque vi ho detto che questa mappa l'ho lasciata, però non ho lasciata da,
da cancellare, qualcosina comunque volevo anche riproporvela. Magari per eventi speciali e così. Questo qua ovviamente non è un evento speciale, però dai, poco manca, poco ci manca. Oh Santa Cleopatra! Oh Santa Cleopatra! Come cazzo è rimasta in piedi? Come cazzo è rimasta in piedi? Madonna mia. No, io veramente la mod, cioè, che ora mi serve, cioè so ragazzi che ho preso lo stesso colore, sicuramente, però vabbè, basta che comunque nutriamo un po' ste mucche, perché produttività sarà 15% mi sembra, perché c'è solo l'erba, non c'è più neanche la paglia, quindi la mod che sto cercando da parecchio tempo, che sono riuscito a trovare, però non me la scarica, non so il motivo, ma per così non si può, sarebbe quello per raccogliere le balle, raccogliere le balle, come si chiama ragazzi, la, cioè non la forca, quella che si apre e si chiude, la, tipo una pala, la pala che si apre e si chiude, ora non mi viene il nome, però che diciamo che facilita di gran lunga, facilita di gran lunga il raccoglimento delle balle. Quindi ragazzi, se qualcuno di voi ce l'ha o magari sa dove poterlo scaricare, così mi può mettere il link in descrizione, possibilmente da LS2013, perché comunque le mod le scarico da lì, perché diciamo io le mappe le scarico da Video Mod Game, invece le mod le scarico da LS perché è più dettagliato, diciamo, come coso, come mod. Ok, quindi se mi può fare la gentilezza di scrivere nei commenti il link, così me lo scarico e diventa molto più facile raccogliere le balle, poi sia per le balle tonde e sia per le balle quadrate, se esiste. Ora, vediamo un po' se riusciamo. Però no, sono altamente concentrato in questo momento. Oh my god, è rimasto su. È rimasto su. Aspettate. Chiudi portiera. Rimanici, ti prego, rimanici. Sì, è rimasto. Carica! No! Era rimasto! Mi è uscito anche il simbolo! Ragazzi, tranquilli, abbiamo quasi finito. Abbiamo quasi finito. Ci manca solo da fare questa qua. Poi andare a raccogliere l'insilato. Abbiamo finito. Così almeno facendo anche questo lavoro, ragazzi, riusciamo ad avere molti più soldi per comprare le balle, perché per comprare, scusate, le mod, perché ci sono, diciamo, in alcuni casi in cui magari la mod riesco a comprarla subito. Santo Dio. E mo, come lo era in questo caso qua, che io ho 340.000 e la mod costava 200.000. Adesso però non si staccherà più. Invece ci sono alcuni casi in cui devo azionare il tempo e aspettare anche mezz'ora ora che mi faccio i soldi. Quindi così è un modo, anche se è un lavoraccio di merda, io le balle le odio. Chi ha creato le balle? Cioè. Porca puttana cara. Aspetta. Il mio metodo è questo qua. Guarda che si sta staccando. Guardate che si sta staccando. Sono anche spaccando il trattore, ma si sta provando che si stacchi la roba. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh, scendi. Cazzo, guarda che scendi. Cioè va, vola. Vola. Mm.
Ma santa cena! Una santa di quella cena! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi, non ci credo! Non ci posso credere! Ragazzi, non ci posso credere! Scendi! Scendi! Cioè esisti, prego, non ti muovere, stai lì! No! No, non mi rimane! È una cosa impossibile, ma come cazzo si fa? Ma io ce l'ho sempre fatta, ma cos'è oggi? Non si vede che non ho più mano, non ho più la mano, ragazzi. Si vede, infatti, cioè, è da questa sera qua che non uso più le balle, eh. Cioè, sarà già 3 mesi che, o anche di più, che non faccio più balle, mannaggia. Tutta l'esperienza accumulata in un anno, persa in 3 fottuti mesi. Mannaggia. Ragazzi, non respiriamo! Non dobbiamo respirare. Non dobbiamo respirare, ti prego. Dai, prima che arriva una ventata d'aria ce la butta giù. Dai, chiudi portiera. Ti prego, chiudi sta fottuta portiera! Ma santa madonna! Come ho fatto a rimanere su? Ce la farò mai! Non 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 ce la farò mai! Vaffanculo! Vaffanculo! Guarda, ci rinuncio! Ci rinuncio, mi vado a suicidare nella mititrebbia! Come avevo immaginato, era tutto fieno. Aspetta, questo qua devo un po' svuotarlo, perché sennò non riesco a mettere dentro la paglia, l'infilato. Aspettate. Comunque va, lei ci... Minchia, in frontale ci rinuncia, mi sono rotto il cazzo, cioè, ha detto così proprio, scusate il francesismo, ma cioè, no. Non posso stare qua 30 anni per sta cazzo di cosa di merda. Dai, andiamo. Comunque è tutto fieno, perché in teoria io ho solo fieno, perché nella fine, ma no, però io dovevo avere, cioè dovrei avere qualche cosa, cioè di paglia da qualche parte, però cioè non si capisce, non riesco a distinguere i colori qua in questo istante, quindi vabbè. Però poco importa, ragazzi, l'importante è sfamarli un po' per dargli comunque qualcosina. Poi magari ne faremo un altro di episodio così, se magari avremo ancora un problemino con la mod, dove magari cercheremo di fare qualcos'altro, insomma. Però qualcosina. Basta, la paglia lì la odio, cioè da ora in poi odierò la paglia. Ma che cazzo è? Ma cos'è oggi? Vabbè, mamma mia, guarda il parcheggio perfetto, ragazzi! Un parcheggio mai visto in farming! Mamma mia! Te scarica tutto! Ok, reazione mista. Ah, sale anche la reazione mista, anche se non ho la paglia, quindi ottimo. Ottimo, vai. E poi io direi di mettere per ultima cosa l'insilato e basta. Cioè solo insilato. Vai, ok. Ore! Guardate le mucche che già arrivano a mangiare! Affamate! Non è che sembra un tapiro? Questa cosa l'avrei sempre voluta dire, ma... Guardate con il naso che sale, che si chiude. Oh! Basta. Risucchia tutto! Risucchia tutto l'insilato! Minchia, la faccia dell'insilato. Vai, 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 vai! Vai! 100! Ok, andiamo a dargli l'insilato, l'unica cosa che manca è la paglia, però comunque un 80% siamo riusciti a farlo. Cioè dal 15% comunque all'80%, ragazzi. Cioè, ecco. Poi guardate quanto concime liquido abbiamo. 246.000.
Cioè, è una cosa mostruosa. Io andrei anche a vedere com'è. Mamma mia, è quasi metà. Poi mi sono sempre chiesto se, tipo, ha una fine. Cioè, tipo, quindi se arriva tipo, al massimo esplode la merda ovunque. O è infinito. Penso sia infinito, perché comunque, cioè, non è che c'è tanto utilizzo, per il concime. È anche noioso come lavoro. Comunque, tanto che riempie qua, io direi di chiudere qua il video. Mi scuso, ma non sono riuscito a presentarvi quella mod là, perché voi mi avete detto che serve la mod per presentare determinate mod. Guardate le stesse parole. Adesso non la trovo più. Dove cazzo era? Ah. Perché come vedete a me esce questo avviso qua. E in un video che vi avevo fatto, mi avete detto in mille, che tra l'altro vi ringrazio anche, penso di avervi già ringraziato, però comunque vi ringrazio comunque perché me l'avete detto. E però io purtroppo non, cioè, non ce l'ho più quella mod là. Cioè, io ce l'ho ma non ce l'ho. Ce l'avevo ma non ce l'ho. Quindi niente, vi lascerò comunque il link per chi vuole scaricarlo e provarlo. Magari vi lascio fare voi il test mod chi fa i video tra di voi, ora non so. E quindi niente, comunque vi ringrazio sempre per avermi cioè, detto di questo problema qui. Cercherò di risolvere appena ho un pochino di tempo. Quindi io direi di chiudere qua il video, di lasciare cosa, non lo so, di chiudere qua il video. Da Simonetto è tutto. Come sempre vi invito a lasciare un bel like, un bel commento se vi è piaciuto il video. Noi ci sentiamo nel prossimo video, nel prossimo episodio. Ciao a tutti!